Ultima edizione di Stadio News di Studio Marco Gullà. Una vittoria non limpida ma sicuramente importante che ipoteca l'accesso alla seconda fase a gironi di Coppa UEFA. Il Palermo, dopo la vittoria conquistata sul campo del Mladá Boleslav, si rituffa in clima campionato. Domenica i rosanero saranno attesi dal Cagliari nella quarta giornata di Serie A. Un Palermo che adesso, dopo i risultati, va a caccia anche del gioco, del tutto latitante in occasione del match di Coppa UEFA. Il tecnico Stefano Colantuono ritrova Fontana e Cassani, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Ancora alle prese con problemi muscolari Capuano, Biava e Pisano, che salteranno quindi la partita del Santeria. Torna a disposizione del tecnico di Anzio il centrocampista Roberto Guana. In avanti spazio al tandem offensivo composto da Miccoli e Amaurì. A Cagliari sarà dura, il brasiliano Amaurì definisce abbastanza impervia la trasferta del Sant'Elia. Il giocatore inoltre rivela che se dovesse arrivare alla Champions potrebbe anche restare. È andata a Parma, ha fatto il risultato con la Juve, ha messo in difficoltà la Juve, ha vinto 2-0 a Napoli. Quest'anno la Serie A non è facile, è difficile per tutti, perciò andiamo lì sapendo che è una buona squadra e che sicuramente loro troveranno un'altra buona squadra che siamo noi, perciò una bella partita, concentrati e non dobbiamo mollare mai, quello di sicuro. Comunque spero di sinceramente fare questa grande stagione così come ha detto lui. E poi l'importante è che andiamo in Champions League, realizziamo il nostro sogno, e sicuramente se andiamo in Champions League dove vado? Nessuna parte. Sarà Massimiliano Sacani di Mantova ad arbitrare la partita di domenica al Sant'Elia tra Cagliari e Palermo. Il fischietto lombardo ha diretto 14 volte i rosanero, che hanno a loro attivo 5 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi. È un Cagliari in piena forma quello che domenica affronterà il Palermo allo stadio Sant'Elia. Dopo il pareggio del Tardini con il Parma, la formazione rossoblu va a caccia della prima vittoria casalinga. Il tecnico Giampaolo dovrebbe schierare Fortini in porta, Ferri, Canini, Bianco e Del Grosso in difesa, Foggia, Conti, Parola e D'Agostino a centrocampo, con il tandem offensivo composto da Matri e Larry Way. Un avvio di stagione soddisfacente. Il direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi, intervenuto su Stadio News 24, manifesta appagamento per i primi risultati della sua creatura. Sono soddisfatto, si è sempre e non soddisfatti. Io sono soddisfatto per certe cose e non soddisfatto per altre. Non mi vado a attaccare la fortuna o la sfortuna. Adesso vedi Pisano, vedi Capuano, due terzini sinistri, due infortunati, dove andiamo a ricorrere in questo ruolo e prendere un altro e andiamo a scombussolare un po' nel palo difensivo. Io sono soddisfatto di tutto, fuori che dobbiamo collaborare per gioire ancora un po' di più tutti assieme. Per la nota agenzia di scommesse SNAI, il Cagliari è leggermente favorito sul Palermo nella gara del Sant'Elia in programma domenica alle ore 15. La vittoria dei rossoblù è infatti quotata a 2.60, il pareggio a 2.85, mentre la vittoria dei rosanero è quotata a 2.75. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.